è uno degli elementi narrativi portanti di questa seconda serie. E lui deve ricostruire un privato, il suo privato ormai è rappresentato solo da Jenny, un figlio col quale ha un rapporto problematico, complesso. Quindi tutta la seconda serie il nostro rapporto subirà varie trasformazioni, talvolta anche, mi permetto di dire, anche se bisogna sempre pensare che sono, questi personaggi sono degli animali, fondamentalmente sono delle bestie, anche tenero però talvolta. Guarda, questa è una cosa che mi piace dirlo e ribadirlo ogni volta che mi fanno questa domanda. Io come attore sono molto affezionato al mio personaggio perché è una creazione alla quale tengo moltissimo. Un attore deve amare il suo personaggio. Ovviamente il parere di Fortunato Cerlino è completamente diverso. Come uomo devo dire che lo detesto abbastanza, perché è un uomo distruttivo che non conosce la gioia, non conosce l'amore, non conosce i valori reali dello stare al mondo, è un uomo proiettato sull'ottenere, sulla materia, sul possesso, è un uomo devastato, questo pensa Fortunato Cerlino. L'attore deve necessariamente amarlo e io mi sono fatto abitare da Pietro con grande emozione. Noi non abbiamo mai realmente avuto problemi, molto spesso questa cosa nasceva anche da speculazioni di altro genere. Tuttavia alcune critiche sono state anche di gente seriamente motivata, io l'ho sempre rispettate, però se devo riportarvi un punto di vista onesto di quello che noi abbiamo vissuto poi realmente sul set, abbiamo avuto sempre grande accoglienza e grande comprensione, ci hanno aperto le case, ci hanno offerto i caffè, alcuni avevano proprio la necessità di farsi raccontare, persone che venivano a dirci: ah, vedo la realtà che mi circonda in questa serie, senza finalmente avere una linea di conforto che spesso è falsa. Molte volte vediamo, poi esiste la polizia sul campo, esiste, però questa serie ha una peculiarità specifica, che è quella di raccontare il male dal male, è una scelta narrativa diversa dal solito e devo dire che questa asfissia narrativa ha creato paradossalmente in alcune persone che vivono ovviamente col male anche conforto, perché finalmente si vedevano raccontati.